sono questi due o tre concetti iniziali che vi ha dato Zaoli per partire? Di metterci il cuore, di lottare su ogni pallone, perché ogni pallone può cambiare la partita, e di correre. Avete anche sfiorato il colpaccio nel finale? Sì, abbiamo sfiorato il colpaccio, abbiamo fatto pure una bella azione. Ripeto, oggi davvero, a prescindere da tutto, dal risultato, sono contento sia per quanto mi riguarda a livello personale, sia riguarda a livello collettivo. Abbiamo fatto una grande prestazione. Come ti sei trovato con Fratangelo? Ma mi sono trovato bene. Abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato di reparto, sono fiducioso. Purtroppo è andata male nella seconda occasione, potevamo portare a casa i 3 punti, sarebbe stato un risultato grandioso, però insomma sono soddisfatto, siamo soddisfatti di quello che abbiamo dimostrato in campo, siamo soddisfatti dal punto di vista della prestazione, siamo vivi e dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. C'è stata una reazione dopo insomma l'esonero del mister, c'è stata qualcosa in più rispetto alle ultime prestazioni ed è un qualcosa in più che dobbiamo mettere ogni partita, perché possiamo andare in difficoltà con tutte se poi non siamo così concentrati e così forti dentro al campo. Cosa credi sia cambiato con il ritorno di Zaoli? Sicuramente è presto per dirlo, il mister è tornato da 2 giorni, è chiaro che ha il vantaggio di conoscerci e abbiamo tutto il tempo per lavorare, per assimilare ancora quelli che sono i suoi schemi, e quindi dobbiamo lavorare e proseguire su questo spirito che è la cosa più importante. La classifica si muove, è soprattutto un punto importante per il morale? Sì, penso più per il morale che per la classifica, un pareggio qui a Parma, insomma... viste le recenti prestazioni è ben augurante per il futuro, però è chiaro che dobbiamo appunto rimanere concentrati e essere consapevoli che senza questo spirito, senza questa voglia di far bene e di aiutarci in campo è difficile con tutto. Dobbiamo appunto tirarci fuori da questa situazione che si è venuta a creare. Chiaro che tutti si aspettavano altri risultati, però dobbiamo appunto prepararci in questa situazione e lottare per uscirne più presto.